Domenica, ora di pranzo, Tony Scott, produttore e regista, ha guidato fino al ponte Vincent Thomas nel quartiere del porto di Los Angeles e poi, senza esitazione, si è lanciato sotto gli occhi dei passanti, lasciando un biglietto di addio sul cruscotto dell'auto. Ha scelto un modo coraggioso e cinematografico per uscire di scena Tony Scott, 68 anni, celebre soprattutto per il film campione di incassi che ha lanciato Tom Cruise, Top Gun. Figlio di un ufficiale dell'Inghilterra nord-occidentale, entrato nel mondo del cinema grazie al fratello Ridley, sogni da documentarista, gavetta nella pubblicità e poi una carriera folgorante grazie a un buon numero di film d'azione, spesso interpretati dal suo attore feticcio Denzel Washington. Il suo stile cinematografico morbido, lucido e veloce ha fatto di lui uno degli ultimi maestri artigiani dello Studio System. Ora che i suoi occhi si sono chiusi per sempre, ci si chiede per quali film verrà ricordato. Sicuramente Top Gun, 350 milioni di dollari di incassi su 15 milioni di investimento, resterà per sempre negli annali del cinema. Ma probabilmente resteranno ancora più immortali le pellicole più atipiche della sua filmografia. Il film d'esordio del 1983, Miriam si sveglia a mezzanotte, triangolo amoroso tra una Catherine Deneuve vampira e due giovanissimi David Bowie e Susan Sarandon, suoi amanti. Flop clamoroso al botteghino, ma da tempo una pellicola cult per gli appassionati. E poi ancora Una vita al massimo, 1993, un cast da urlo tra cui figurano Christian Slater, Patricia Arquette, Brad Pitt, Gary Oldman e Christopher Walken, un film a basso costo che è il secondo dei suoi rarissimi flop al botteghino. Tony Scott compra la sceneggiatura ad un giovane amico che lavora in un noleggio di VHS e Quentin Tarantino che, grazie a quel primo contatto, riuscirà a entrare nel mondo di Hollywood e a realizzare Le Iene. Ma oggi, più di ogni altra pellicola, la memoria torna al suo debutto come attore in un cortometraggio del 1962 diretto dal fratello, Boy and Bicycle. Qui Tony Scott è un adolescente come tanti altri, viso pulito e gomma da masticare mentre guida la sua bicicletta sulle polverose strade del nord dell'Inghilterra, quando la sua incredibile avventura sta per iniziare.